Buonasera a tutti gli amici sportivi, agli appassionati di calcio e bentrovati a quella che ormai è diventata la rubrica del giovedì di Onda TV, Onda Strike. Saluto subito il nostro opinionista Claudio Pacella che non manca mai. Buonasera Claudio, bentrovato. Buonasera Andrea, buonasera ai telespettatori. Bene, neanche Valerio ci abbandona come la volta scorsa, lo avremo in collegamento da Chieti su WhatsApp, quindi vedremo che cosa ha da dirci, quali scommesse ci vuole suggerire per questa settimana, ma come al solito apriamo questa puntata con le vincite, ne abbiamo pescate due sulla rete sociale di Facebook, ve le facciamo subito vedere. Partiamo con la prima da 604 euro, quindi questo è il bottino più alto delle due, Claudio. Sì, ci sono quattro gare di Serie A e due di Lega Pro. In gol le prime tre, Chievo Udinese, Frosinone Verona e Genova Carpi. Qui c'è stata la prima sorpresa settimanale, insieme poi vedremo a quella dell'Atalanta sul campo della Roma, l'1-2 del Carpi, come dicevamo, a Genova, gol. Poi la bella vittoria del Teramo sul Siena, 2-1, gol. L'1-1 Sud Tirol Cremonese e appunto come dicevamo qui c'è l'over 1,5 minimo 2 gol della vittoria dell'Atalanta esterna sul campo della Roma. 20 euro, 604 euro. Sì, e poi la seconda che vediamo da 163 euro super giù vinti, e Sì. quindi non sono da buttare di questo tipo. Assolutamente no, è bella anche questa. Ci sono tre gare di Serie A qui, una del campionato francese e una della Liga campionato spagnolo. Il 2 della Juve sul campo del Palermo, l'1-1 X fisso Sassuolo Fiorentina, l'1 e qui è stato molto fortunato sia il Napoli che il giocatore perché l'Inter con 20 secondi ha preso due pali, quest'uno Napoli-Inter lo devo dire e vabbè, è uscito. Poi abbiamo un bel X a Olympique Marsiglia a Monaco, 3-3, bellissima gara, e l'1 del Siviglia con il Valencia 1-0, vittoria di misura, 3 euro, quasi 163 euro. Complimenti a entrambi coloro che hanno vinto. Vi ricordiamo che si gioca l'agenzia Strike in Sulmona. Ovviamente sempre un appello che facciamo ogni settimana Assolutamente sì. a un gioco responsabile, Sempre, Claudio. Sempre sempre. lo ricordiamo. Bene, io direi che è il momento di rompere il ghiaccio. Vediamo subito la schermata di questa settimana di Claudio, cominciando con Torino-Roma. Sì, qui ho messo gol. Vista alla Roma delle ultime giornate, credo che a Torino debba giocare davvero solo e soltanto per la vittoria. Brutta la figura fatta in casa con l'Atalanta. Io, Andrea, ho visto una squadra annebbiata, senza soluzioni offensive. È vero che manca Salah e Gervinho, anzi, sembra che quest'ultimo sia recuperato per sabato. E di contro ha un Toro che con il recupero di Quagliarella, anche qui sembra che giochi. Scende in campo con la formazione tipo, gioca per una posizione in Europa League, ho messo gol, gara aperta. Eh sì, la squadra non è saporita, manca Salah, allora dobbiamo. Esatto. Bene, si cerca sempre di stigmatizzare. Allora andiamo subito al match clou, che fra l'altro si gioca domani perché Sì, apre ci sono i due la anticipi perché c'è la giornata, sì. E Champions. quindi c'è Lazio-Juventus. Vediamo come finirà secondo il pronostico di E Claudio. io qui ho messo X2. X2 perché, come avevamo detto anche noi, la Juve è in netta ripresa e davvero si sta riprendendo alla grande. Mentre vedo una Lazio nell'ultimo periodo davvero in difficoltà. Non credo nel risultato a sorpresa, anzi, credo che l'X sia già una sorpresa se dovesse pareggiare con la Juve. X2. X2 anche per Bologna-Napoli, da Eh quello sì. che ci indichi. Sì, questa è la gara di domenica 6 dicembre alle 12:30. Al Dall'Ara scende il Napoli, è primo in classifica, contro un Bologna che ha 13 punti ancora in zona retrocessione, terz'ultimo. È stato sconfitto 2-0 dal Toro nell'ultimo turno. Credo che anche qui un pari sarebbe già tanto per la squadra di Donadoni, X2. Occhi puntati ovviamente sempre sulla Fiorentina, che è Eh sì. una delle prime forze del Assolutamente campionato. sì. Si prevede una gara dinamica interna in casa con l'Udinese. Over 2-5, Quindi, è una bella sì. sorpresa, è una bella realtà la Fiorentina. E certo, è una gara con obiettivi diversi tra le due squadre. La Fiorentina appunto lotterà secondo me fino alla fine per un posto importante, che sia il campionato o la Champions League. L'Udinese, insomma, è una posizione così, lotterà per salvarsi, una posizione tranquilla. E qui c'è il miglior attacco che contro l'Udinese che prende gol troppo facilmente, ho messo over 2-5, minimo 3 gol. Vediamo invece cosa succederà a Sampdoria-Sassuolo, Sì, c'è e stato un qui inizio c'è che uno non, X, uno dici tu. X, un inizio che non mi aspettavo, negativo per Mister Montella, un ottimo allenatore che ha fatto sempre abbastanza bene dove è stato ad allenare.
Qui sulla panchina della Samp Montella è chiamato a vincere assolutamente perché viene da due sconfitte, una di misura d'Udine e una brutta 4-1 a Milano con il Milan. Il Sassuolo ha pareggiato, come avevamo detto, 1-1 con la Fiorentina e credo che la carica del Ferraris deve farsi sentire domenica. È una gara piena di insidie. Dico a Montella, se ci sei, batti un colpo, anzi, se ci sei, batti il Sassuolo, noi. Abbatti il Sassuolo, se c'è. Ma intanto io tornerei in famiglia, cioè i cugini dell'Inter, Sì, Claudio. anche se Il ho Milan, messo che c'è stata una gara molto sofferta in Coppa Italia, con il certo la Crotone. nostra lucidità mentale ci deve portare a È constatare che vero, forse è è stata vero, troppo è vero, è vero. sofferta. Il Crotone è una bella realtà in Serie B, e ai supplementari addirittura. È Erano supplementare. sull'1-1 e a 5 minuti alla fine il Crotone ha rischiato anche di vincere la gara. Quindi si prevede una partita insidiosa per il Milan che va in trasferta E se. questa è la chiusura, domenica della 15ª giornata al Braglia di Modena. Tra però la peggior difesa del campionato, che non è quella del Milan, ragazzi, ma è quella del Carpi, che comunque viene dalla bella vittoria a Genova 2-1, ma il Milan questa è un'occasione per entrare, diciamo, un posto in Europa League, deve assolutamente fare il risultato, X2. Vediamo invece Frosinone Chievo, c'è il Frosinone che si deve ancora inserire, sta cercando di Sì. farsi valere, no? Di Sì. tenere il campionato a testa Ma sta alta, disputando però adesso un ci sta buonissimo riuscendo, ci campionato, sta sì. riuscendo. Il Questa è Chievo una in gara, trasferta, sì. sì, è una vera e propria primizia, Andrea. E tra le due formazioni, pensa, non si sono mai affrontate, neanche nelle serie inferiori, anche se il Frosinone è venuto su quest'anno, ma neanche in Serie B e in Serie C. Io vedo una gara equilibrata. Con la vittoria sul Verona, come hai detto, il Frosinone ha abbandonato la zona retrocessione, mentre la squadra di Mister Maran dovrà riscattarsi dopo la rocambolesca sconfitta interna con l'Udinese. Io gioco la sorpresa, X2. E vediamo se sorpresa sarà. Sarà. Ecco, lasciamo Certo. la Serie A adesso, quindi chiudiamo questa parentesi dedicata alla Serie A e andiamo subito all'Arsenal. Sì, tre gare della Premier. L'Arsenal ha 2 punti dalla vetta, che viene dal pareggio 1-1 sul campo del Norwich, e mentre la vittoria interna del Sunderland 2-0 con lo Stoke City, però il Sunderland è quart'ultimo, credo che in questa gara sia assolutamente favorito l'Arsenal 1. Southampton Aston Villa, Claudio non ha voluto indicare il pareggio, quindi No, vincerà anche o se l'uno o l'altro. purtroppo per l'Aston Villa anche nell'ultimo turno bisogna registrare una sconfitta 2-3 in casa con il Watford. È ultimo l'Aston Villa, però anche il Southampton è stato sconfitto 3-1, è vero, sul campo del Manchester City, che oggi è primo con il Leicester, di Mister Ranieri, il nostro Ranieri. Io qui è una di quelle classiche gare dove l'ultimo in classifica non ha speranze. Io metto invece una piccola sorpresa, 1-2. Oh, adesso vediamo i due siti a confronto, non Esatto, sono siti in quanto no, tali, Stoke Stoke City City e e Manchester City. Manchester City. 2-0 la sconfitta appunto dello Stoke City sul campo del Sunderland, come dicevamo, e 3-1 sul Southampton del Manchester City. Certo, se vuole restare primo deve approfittare di questa gara, Manchester City deve vincere, tanto lo Stoke City è a metà classifica, 2 fisso. Allora, un volo anche in Spagna, visto che ci siamo, sempre ideale, Villarreal. Sì, le ultime 2 gare della Liga, è sconfitta interna del Rayo Vallecano 0-3 con l'Atletico Bilbao e sconfitta anche però del Villarreal 2-0 sul campo del Getafe. Dunque io prevedo il riscatto per una delle due, prevedo per il Villarreal che gioca in casa e si sta giocando anche lei nella Liga, nella zona Europa League, metto 1. E chiudiamo questa schermata di Claudio con Granada, Atletico Madrid. Sì, Granada, che non è la canzone vecchia di Esatto, Claudio non è. Villa, ma è la squadra della Liga. E quart'ultimo posto per il Granada, che viene comunque dal bel pareggio 2-2 a Malaga. E l'Atletico Madrid ha vinto su misura sullo Spagnol, però insomma l'Atletico Madrid è secondo a 4 punti dal Barcellona. Qui anche lei deve approfittare di questo Beh, turno, 2 fisso. per mantenere la testa È alta, una diciamo, bella squadra l'Atletico per Madrid. salire sul vertice. Va bene, allora Claudio, grazie come al solito di questo Prego. quadro complessivo, di queste partite che ci hai suggerito. Adesso diamo la parola ai cittadini perché siamo quasi alla fine, no, Certo, del di girone di questa andata. prima fase del girone di andata. Pensiamo al titolo di campione d'inverno, pensiamo a quello di campione d'estate anche, cioè A per me dire interesserebbe il campione campioni, e beh d'estate. sì. Campione d'inverno lo lasciamo al Napoli o alla Fiorentina. Eh sì, infatti l'abbiamo visto negli ultimi anni con gli abiti più pesanti, perché l'estate non è. Però per dire campione d'Italia, ne abbiamo presi pochi di Sulmonesi, ma vediamo che cosa dicono. Chi vincerà lo scudetto? Io penso il Frosinone. No, ma
seriamente? No, ma non, io non me ne intendo di calcio, quindi non. Chi vede lei più? Juve sta facendo una grande rimonda, o Juve o Inter. Chi vincerà il titolo, secondo lei? La Juve. Secondo lei, mi ha fatto questa domanda, secondo lei chi può vincere il campionato? Per me vince la Juventus. Tutti Juve, perché? Perché sembra la squadra più forte. Beh, Juve, sono tre, tutti e tre Juve, forse effettivamente una rimonta, no? Quindi una rinascita della Juventus c'è rispetto a questa... questo avvio molto deludente, soprattutto in campionato, perché il girone di Champions l'ha condotto certo. bene, quindi ha superato certo. anzitempo anche certo, con un turno di anticipo, certo, il certo. turno, quindi accedendo agli ottavi di finale. Però da qui a parlare di titolo, insomma, facciamo un'analisi più accurata. Tu che dici? Ma era troppo aspettarsi una Juve al di fuori già alla decima, undicesima, dodicesima giornata dal campionato o dalla Champions. È chiaro che era una squadra che noi l'avevamo detto se riprendesse prima o poi. Per il titolo, come avevo detto, la vedo dura, perché non è solo una squadra, non è solo il Napoli, ma c'è l'Inter, la Fiorentina, non so se la Roma, che ci sta deludendo, potrà tornare anche lei fra le primissime posizioni, cioè devono essere diverse le squadre da raggiungere. Poi bisogna vedere lo sforzo che darà sulla Champions, se andrà avanti in Champions, infortunati, insomma, è da vedere. Certo, per un posto in Champions League la Juve c'è. C'è posto per tutti, che non è Maria De Filippi, cioè quello c'è posto per c'è posto per tutti. C'è posto, va bene. Poi, la ferita di Napoli c'è ancora, Claudio? Guarda, è un paradosso, ma perdendo a Napoli ho capito che l'Inter è forte, perché non meritava di perdere, ha giocato immediatamente in 10, perché non doveva uscire Nagatomo dal campo, si è arrabbiato anche mister Mancini, ed ha ragione, perché la prima ammonizione era inesistente. Con un giocatore a centrocampo, una partita così importante, non si va a ammonire. E devo dire che effettivamente meritava il pari. Il Napoli, certo, è in casa, è una squadra forte, ha messo in difficoltà quasi tutte. Però anche il Napoli l'ho vista nell'ultima mezz'ora in difficoltà. L'Inter c'è, anche pur perdendo. E poi non ho visto scappare il presidente De Laurentiis, che quando le cose vanno male prende la motoretta e scappa via. Invece domenica... Beh, e lunedì è rimasta a Napoli comunque ho meritato la vittoria, è andata bene sì. All'Inter invece che cosa non ha funzionato secondo te? Ma che cosa non ha funzionato? I primi 20 minuti credo che sia entrata in campo un po' intimorita no? Ha lasciato, anche se un gol a 40 secondi non se l'aspettava Beh, nessuno certo. Io ancora mi sedevo per vedere la gara, già ero in vantaggio in Napoli, no, è scherzi a parte, no, invece era la gara. Un gol a 40 secondi, qualsiasi squadra lo può prendere. Poi, insomma, dopo 20 minuti è riuscita ad assestare un po' la difesa, il centrocampo, e la squadra ha cominciato a giocare. Non meritava, ripeto, la sconfitta. È stata una bella gara, perché delle volte queste partite, per il nervosismo, magari possono portare le gare allo 0-0, con molti ammoniti, espulsi. Invece l'hanno giocato tutte e due le squadre. In questo momento credo che meritano le posizioni che hanno. Beh, diciamo è stato uno scontro a vertice non a caso, perché sono le due squadre che insomma forse anche più in forma, poi c'è chi sta risalendo, chi va sotto come la Roma, inaspettatamente. Sì, sì, la Roma è una delusione, noi l'avevamo indicata come una delle due o tre squadre per la vittoria finale, poi noi abbiamo perso anche per onorare quel famoso proverbio che dice 30 ne ha novembre, che era quella che c'aveva l'Inter, con aprile, giugno e settembre, perché a giugno vinceremo il campionato. Di 28 ce n'era uno, il Napoli, oggi 31, tutti gli altri non sono nessuno. E va bene, noi invece ci abbiamo solo 18. Noi ci abbiamo contati 18. Va bene, a 18 allora in zona salvezza. Vorrei rassicurare Valerio Di Fonso, non ci siamo scordati di te Valerio, perché ci sta seguendo da Chieti e come al solito si è collegato via WhatsApp per indicarci le sue scommesse. Allora, vediamo che cosa ha da dirci, sentiamo Valerio Di Fonso. A tutti, buonasera ad Andrea, buonasera a Claudio. Innanzitutto voglio rassicurare tutti quanti, non sono stato rapito, mi sono arrivati tantissimi messaggi di rapimento politico, ma non era così nello scorso video. Sono qui a Chieti. Passiamo subito a una rapida sintesi di quello che è successo in settimana, abbiamo pochissimo tempo. Allora, la Juve si è rilanciata. Ha fatto tre vittorie in una settimana, ha vinto col Milan, ha vinto col City, ha vinto con il Palermo, ora gli aspetta la prova del 9 con la Lazio, una Lazio che in campionato non è tanto brillante, molto bella di notte possiamo dire, perché in Europa va abbastanza bene, abbastanza spedita, invece come pronosticato nella scorsa edizione di Onda Strike, a Empoli non ha fatto risultato, anzi hanno vinto i toscani
con un'area dei Tonelli. In ripresa anche il Milan, che ha battuto per 4-1 la Sampdoria di Montella, però non è ancora costante, lo si è visto col Frosinone nell'impegno di Coppa Italia, col Crotone, scusate, nell'impegno di Coppa Italia, che si è sbloccato solamente nei tempi supplementari. Andando avanti, la Roma si è portata dietro le scorie di Barcellona, come abbiamo visto, non è riuscita a imporsi contro l'Atalanta, anzi ha perso 2-0, ha perso male perché i bergamaschi hanno giocato sì una buona partita, però la squadra di Rudy Garcia non ha dato prova di, ecco, di scossa dopo la sconfitta in Champions. Salendo la classifica c'è stato uno stop della Fiorentina contro il Sassuolo, Fiorentina colpevole di aver lasciato comunque Kalinic fuori nei primi 90 minuti, nei primi minuti di gara, nel primo tempo, e infatti poi subentrò solamente nella ripresa. E poi del big match Napoli-Inter, i partenopei vincono e si aggiudicano quindi la testa della classifica momentanea, mentre per i nerazzurri diciamo che di questa sconfitta si può far tesoro soprattutto della reazione molto, molto importante nella seconda parte del secondo tempo. C'è anche da dire però che il Napoli ha mollato e soprattutto l'Inter ha iniziato ad attaccare quando ormai c'era poco o niente da perdere. Passiamo subito ai pronostici. Torino-Roma under 2.5, Atalanta-Palermo 1 per i bergamaschi che sono in forma, mentre ci sta il Palermo che tentenna, si è visto anche che in Coppa Italia non andò bene, anzi un clamoroso KO interno contro Alessandria. Frosinone-Chievo X questa gara per la salvezza, Hellas-Empoli X2, diamo di nuovo fiducia quindi alla squadra di Giampaolo, nonostante il cambio di panchina per i veronesi. United West Ham 1-2, attenzione, lo United deve concentrarsi perché ha anche la partita di Champions per qualificarsi mercoledì prossimo. E quindi non diamo piena fiducia a Van Gaal, anche perché contro il West Ham, che quest'anno è l'ammazza grande della Premier League, ha fermato l'Arsenal, ha fermato il Chelsea, ha fermato il City e probabilmente potrebbe ripetersi anche contro lo United. Stoke City, Manchester City 2 più over 1,5, Valencia, Barcellona 2 più over 1,5. Barcellona non avrà impegni importanti in Champions visto che ha già matematicamente superato il turno e matematicamente acquisito la testa del girone, bensì dall'altra parte c'è un Valencia stordito con un cambio di panchina importante, credo Gary Neville ad allenare gli spagnoli, e soprattutto i valenziani dovranno centellinare le forze perché loro in Champions dovevano ancora conquistare la qualificazione nella gara importantissima contro il Lione. Per concludere, in questa prima schermata, Deportivo Siviglia 1x, diamo fiducia al Depor che sta tornando a buoni livelli, quelli di inizi 2000. Per quanto riguarda il risultato esatto, Carpi Milan 1-2 per i rossoneri, e per quanto riguarda i marcatori, Dennis che si è sbloccato contro la Roma sul rigore, e poi Bacca che è troppo tempo che non trova la rete, e sicuramente il Carpi è una preda che il colombiano potrebbe attaccare, possiamo dire. Grazie a tutti e buona serata. E grazie a te, grazie a Valerio Di Fonso. Claudio, ci fa piacere sapere che sta bene e ci fa piacere che l'ironia di Onda Strike ha Sì, è contagiato anche lui, no, in come apertura. sì, con quella stanza sembrava stesse chiedendo veramente un Un riscatto, o riscatto, come ma non è così, ce l'ha invece assicurato Valerio, lui. Ecco dobbiamo noi riscattarci con il Genova. Tu sì. non chiedere nessun riscatto. Speriamo che ci sia il Il riscatto. nostro, Va bene, Valerio, ti certo. aspettiamo a Sulmona a ridosso delle festività natalizie. Bene, Assolutamente. allora dopo le scommesse che avete anche visto, sicuramente ve le sarete annotate di Valerio Di Fonso, noi possiamo chiudere qui per questa sera. Grazie a Claudio Pacella. Grazie Andrea, grazie ai telespettatori. Appuntamento alla prossima settimana e vedremo Senz'altro. che cosa succederà anche con le gare a venire. Grazie a coloro che ci hanno seguito da casa, sui social, in streaming, sul nostro sito internet. Io vi ricordo che la nostra rubrica di scommesse sportive torna la prossima settimana. Buona serata su Onda TV. Bella anche.